Buongiorno a tutti, è la mia prima Ugly to Beauty Challenge e è la mia prima collaborazione con una ragazza simpaticissima e carinissima che ha già un'esperienza enorme in questa challenge, io invece non ce l'ho, vedremo come me la caverò. È una collaborazione con Roxy Genger. Poi vi lascio il link del suo canale in descrizione e sotto in descrizione. Dobbiamo fare una Ugly to Beauty e siamo d'accordo che io farò il maschio, il fidanzato, quello che lei vorrà che sia, dipende da come mi viene, e lei farà una ragazza. Allora, lei è bravissima, ho già visto dei suoi video. È che gli uomini sono pochi, questo secondo me non è abbastanza brutto, però per una inesperta come me potrebbe già andare bene, però andiamo. Ovviamente il Castful Edit Mode non è concesso, per cui o bisogna farlo. Questa è una donna, sto cercando un ometto brutto. Queste sono due donne, mamma mia. Ma chi è che crea questi mostri? Allora, un ometto. Questo qui è un uomo. Gu Lopez. Ma questo è un maschietto? Eh sì, è un uomo. Questo qui non sa. Ah no, è Vivienne, è una donna. Poverina, però. Allora, vediamo cosa mi consigliate per trovare un uomo. Ecco, Però io voglio solo lui, posso avere solo lui. Questo qui è fantastico. Ideos Jubli. Ma vabbè, io scarico lui. Ecco, ok. Scarico lui e tolgo questo qui dal coso. Adesso lo mettiamo a vivere insieme a questa Victoria, che anche lei faceva parte di un contest. Che però poi non ho fatto perché usavano tutti i cc e io vai a convivere, no? Devo sfrattarla per forza, se no me ne trovo tre nel cas. Allora sfratta, tanto lei non mi interessa. E ok, andiamo. Oh, eccoci qua. Ho sempre visto che sono molto divertenti queste. Cioè, oh mio Dio! Allora, cominciamo a ridimensionare le orecchie. Poi vediamolo di profilo, questo bellissimo uomo. Ridimensioniamo il mento. Non so se si deve fare in speed. Io la faccio non speed. Quindi, mamma mia, no, il naso va allargato, oh signor, ma io posso prendergli un naso di questi qui? Penso di sì, no? Perché questo qui è irrimediabilmente impossibile. Mizzica, mamma mia, che orrore! Oh Roxy, Roxy, non so se ti farò un bel ragazzo per la tua. Sì, dai, dai, che ce la fo, ce la fo, ce la fo, ce la fo. Ok, la capoccia gliela riduciamo leggermente. Oh mio Dio. Allora, così, oh mamma, sto naso. Ma no, ma gliene ho scelto un altro. Questo? No, ma perché gli rimane la gobba? Ok, vediamo questo qui. No, ma così, oh mamma. Non sono molto brava in queste cose, così è da maialone. No, 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 non è così che lo voglio il naso. Oh mamma mia. Allora, vediamo più da vicino. Profilo, così non va bene. Più giù, ma lo voglio proprio bellino il naso. Oh no. Ma sta gobba perché ci deve restare? No, mamma mia, è mostruoso lo stesso. Cominciamo a correggere la bocca. Allora, intanto. No, 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 ma perché non mi riesce? Allora, vabbè, allora devo scegliere un'altra bocca, mi sa. Dunque, cominciamo a scegliere qui. Oh, ma è il naso? Il naso. No, no.
Questo sembra. Oh, forse ci siamo. Dai, dai, dai. Sì, ma è un po' lungo, però come forma. Oh, ma sta gobba non gli va via, eh. Voglio più piccolino il naso. Vabbè, che è un uomo, ma insomma, una nappa così. Ok, dai, ok. Delle belle mascellone, dei begli zigomi un po' più su. E qua la guancia la vorrei un pochino più. Ok. Oh, come profilo ci siamo. Certo, il naso non è il massimo. Io vedrei le orecchie un filino più piccole, le labbra un filino più carnose. Ok, ragazzi, io vado avanti in speed. Allora, io lo chiamo Roxy, però maschile, messo così. Roxy, nice, beauty, nice, Roxy nice. Dai, non è poi male per essere il mio primissimo Ugly to Beauty. Gli metterei anche. Sì, ci sta, dai, un po' di ciglia ci stanno. Non è male, non è male. Cambiamo il colore degli occhi. Gli mettiamo gli occhi belli blu, no, troppo blu. Un verde bosco. Wow, bello così. Cosa ne dici, Roxy? Ti piace? Ma. Facciamogli le gambette un po' più muscolose, il polpaccetto un pochino più. Dai, è senza polpaccio. Ok. Dai, non è male. Dai. Ok, adesso l'abito quotidiano e scegliamo. Allora, lei ha al lavoro, quindi prendo sia al lavoro che il base game, gioco base e al lavoro. Queste sono le espansioni che mi ricordo che ha. E a me piace molto questa. No, lui è rosso di capelli, quindi blu gli sta meglio. Questo come pantaloni lo farei molto sgarzolino, però blu. Mi sembra sgarzolino e le scarpe, gli mettiamo delle scarpe da tennis perché ecco queste qui, guarda, sul beige come la sciarpa. Ok, poi mica è finita qua, ragazzi, un bracciale, questo qui bello sui toni del marrone beige. Direi che così va bene. E dai, è carino. Dobbiamo fare tutte le mise, tutti i look, elegante, sport. Ma sì, dai, già che sono qua mi diverto. Roxy Nice non è un ladro. Facciamo che lui l'amore perché deve innamorarsi. La sua anima gemella è quella che Roxy creerà. Quindi non è non flirtante. E non è perfido, e magari una testa calda potrebbe essere. Quindi, invece che non flirtante, lo facciamo ambizioso, che non è male, e gli mettiamo geloso. Sì, è geloso. Lui sarà gelosissimo della partner che creerà Roxy. Allora, andiamo avanti con l'elegante in speed. Ecco,
finito. Allora, caldo, freddo, non so se lei ha stagioni, spero di sì. Comunque, se non le ha, perdonami, Roxy. Evidentemente, semmai poi tanto non ti compaiono. Questo è per il caldo. Costume da bagno. Questo che costume è? Non vorrei fosse di un no, è base. Questo è per uscire. Questo è per dormire. So sexy. Questo è per fare ginnastica. Mi sembra di aver scelto tutte cose del base. Questo è l'elegante. Non mi ricordo se questa qui è dov'è? Qual è? Qual è? Questa al lavoro, perfetto. E quotidiano. Ok, spero che ti piaccia e aspetto la tua Simmina per accoppiarla con il mio Roxy. Ciao a tutti, vi lascio il link di Roxy Ganger sotto i commenti. Ciao ciao!